Raccolta differenziata porta a porta sono cinque i comuni che la applicano in provincia e mentre chi ha fatto un bando specifico come Ispica e Santa Croce Camerina oggi assiste a risultati migliori, chi ha semplicemente modificato il sistema come Ragusa, Scicli e Comiso mostra qualche problema in più. È quanto emerge dal rapporto Legambiente sui primi 9 mesi di raccolta differenziata in provincia presentato stamane nella sede dell'associazione ambientalista. In assoluto il comune più virtuoso è Ispica che vede il 32% di raccolta differenziata complessiva con il 59,7% nell'area servita dal porta a porta. A seguire Ragusa con il 13,8% di raccolta differenziata e dati in ribasso che mostrano un cedimento nella raccolta porta a porta e che ha visto in alcune delle aree servite anche la ricomparsa dei cassonetti indifferenziati. Poi spiccano i comuni di Giarratana con il 10% di differenziata, Pozzallo e Santa Croce che però con il sistema porta a porta nelle aree servite raggiunge il 37% di raccolta. In coda Cade, Vittoria, Monterosso e Chiaramonte con Modica che addirittura non ha fatto nemmeno in tempo ad inviare i dati. Il presidente di Legambiente Antonino Duchi ha presentato inoltre la settimana sui rifiuti al via in questi giorni per sensibilizzare i cittadini su un ciclo virtuoso che prevede la loro diretta collaborazione. Una campagna sulla riduzione della raccolta differenziata dei rifiuti elettronici. Poi faremo un'attività di comunicazione. Il 25 mattina nella scuola Paolo Vetri faremo una conferenza sulla appunto, la problematica dei rifiuti e verrà esposta una mostra sulla riduzione dei rifiuti. Il giorno 24 pomeriggio a Scicli verrà fatta una conferenza, dibattito sulla problematica dei rifiuti a Scicli. Inoltre noi faremo una lettera, abbiamo elaborato una lettera alla grande distribuzione di Ragusa per indicare una serie di punti, proporre una serie di punti per la riduzione dei rifiuti che loro possono applicare.